Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo dei biscotti al formaggio. Per questa ricetta io ho usato 4 sottilette. Se voi non le volete usare, potete sostituirle con un altro formaggio a vostra scelta. Ne dovrete pesare 65 grammi. Aggiungete 30 ml di latte intero tiepido, in questo modo possiamo sciogliere bene il formaggio. A parte, in un'altra ciotola mettete 50 g di burro, 20 g di zucchero, un pizzico di sale. Mescolate fino a quando il burro non sarà ben morbido. Adesso unite i formaggi sciolti. Per questa ricetta io ho usato l'esubero. Il mio esubero era in frigo da 4 giorni. Per questa ricetta ne basteranno 60 grammi. L'ho tirato fuori dal frigo all'incirca un paio d'ore fa e adesso l'ho utilizzato per la ricetta. Mescolate fino a quando l'esubero non sarà ben sciolto. Per chi non ha l'esubero, può sostituirlo con 3 grammi di lievito istantaneo, quello della bustina gialla, quello per torte salate, quello che non ha bisogno di lievitazione. Una volta che l'esubero sarà ben sciolto, aggiungete 120 g di farina tipo 0. Io ho ribaltato l'impasto sul piano da lavoro perché mi viene più facile impastare. Impastate per alcuni minuti fino a quando non avrete ottenuto un panetto morbido. Adesso mettete subito l'impasto in un foglio di carta forno e con l'aiuto del mattarello dovete appiattirlo dandogli la forma di un rettangolo. Dovete ottenere un rettangolo della lunghezza di 30 cm e largo 15. Rifilate sempre i bordi. Dopo
e appiattite di nuovo con il mattarello. Rifilate ancora fino a quando non avrete ottenuto un rettangolo bello preciso. Lo so che questa operazione è un pochino fastidiosa, però vi assicuro che servirà per avere dei biscotti tutti uguali. Una volta che il vostro rettangolo d'impasto è pronto, bello, regolare, trasferitelo in frigorifero per un'ora. E dopo l'ora finalmente possiamo tagliare i nostri biscotti. Dobbiamo ottenere dei quadrati che devono avere ogni lato di 5 centimetri. Aiutatevi sempre con un righello. Quindi fate delle tacche ogni 5 centimetri, sia per il senso della lunghezza che in quello della larghezza. E tagliate i vostri biscotti. E adesso tagliate per metà ogni biscotto in modo da ottenere due triangoli perfetti. Dopo Io con questa ricetta ho ottenuto 36 biscotti. Potete lasciarli già così con la forma di un triangolo, oppure renderli un pochino più carini facendo dei buchi. Io li ho fatti usando un beccuccio della siringa, un beccuccio con la punta rotonda. Fatene 3 su ogni biscotto. Schiacciate bene fino in fondo. E poi mettete i biscotti su di una teglia rivestita con della carta forno. E poi subito in forno, forno già caldo, statico, 180 gradi per circa 10 minuti o comunque fino a doratura. Ed ecco qui i nostri biscotti.